Allora, buongiorno e bentrovati a questa lezione di meccanica dei robot. Nella lezione di oggi vogliamo far vedere delle parametrizzazioni diverse di una matrice di rotazione, che sono quella basata sulla rappresentazione asse-angolo e quella basata sulle componenti di un quaternione. Quindi in particolare iniziamo con guardare la parametrizzazione asse-angolo. Angolo. Allora, questa parametrizzazione in sostanza si basa sull'applicazione del teorema di Chasles, che dice che date due orientazioni generiche di un corpo rigido nello spazio, esiste un'unica rotazione finita attorno ad asse nello spazio di un certo angolo θ, che consente effettivamente di sovrapporre la prima configurazione sulla seconda, quindi di portare la prima configurazione ad allinearsi con la seconda. Quindi questo tipo di informazione ci consente di dire che di fatto esisterà sicuramente la possibilità di parametrizzare una rotazione di asse O3 utilizzando dei parametri che sono il versore dell'asse di rotazione, appunto dell'asse attorno al quale dobbiamo ruotare, e l'angolo che rappresenta l'entità di rotazione attorno a cui dobbiamo ruotare. D'accordo? Quindi in particolare noi possiamo pensare, diciamo, di voler fare questa cosa. Quindi se noi abbiamo un sistema di riferimento globale, lo chiamiamo G, quindi di assi coordinati XG, Y con G e ZG, quindi questo è il sistema di riferimento SG, noi quello che vogliamo fare, vogliamo essere in grado di rappresentare il fatto che in questo sistema di riferimento vogliamo poter definire una rotazione attorno a un certo asse passante per l'origine di questo sistema di riferimento. Questo asse identifichiamo che abbia un versore n, e vogliamo rappresentare una rotazione attorno a questo asse dell'angolo θ. Okay? Quindi questa operazione, questa rotazione, deve rappresentare una rotazione effettuata attorno a questo asse dell'angolo θ di tutti i punti dello spazio, ok? Quindi quello che di fatto andiamo cercando è che sostanzialmente, se io fornirò in ingresso, diciamo, parametri, diciamo in ingresso, che mi vanno a definire la rotazione, dovranno essere prese il versore in forma invariante n, di questo versore ne prendo le componenti nel sistema di riferimento G, e questi li chiamerò n, ok? Quindi questi saranno, diciamo, le componenti del versore dell'asse di rotazione, e l'angolo teta, quindi questo è uno scalare, che rappresenta l'angolo di cui ruotiamo. D'accordo? Quindi queste sono le informazioni che noi vogliamo utilizzare per definire la nostra rotazione. Quindi quello che di fatto andremo cercando sarà un modo per scrivere scriviamola in questo modo, una certa Rn di teta, che sarà appunto la rotazione che rappresenta l'atto di prendere punti nel mio sistema di riferimento fisso e ruotarli attorno all'asse di versore n dell'angolo teta. Quindi questa rotazione sarà parametrizzata in qualche modo in funzione delle componenti del versore dell'angolo teta, e per costruzione questa qui sarà sicuramente una matrice di SO3, cioè una matrice del gruppo speciale ortogonale, quindi matrice ortogonale a determinante più 1, che sono delle rotazioni proprie. Okay? Quindi quello che adesso, naturalmente, ecco, non ci scordiamo di dire che noi effettivamente utilizziamo i quattro parametri, in realtà poi questi quattro parametri sono legati fra di loro. In particolare, siccome stiamo utilizzando il versore dell'asse di rotazione, sarà vero che, diciamo, n trasposto per n,
che sarà la componente nx al quadrato più la componente ny al quadrato più la componente nz al quadrato, questo sarà uguale a 1, no? Quindi il modulo al quadrato del versore è pari a 1, quindi questo è un vincolo che sussiste e che noi chiaramente utilizzeremo nel momento in cui definiremo un versore, il versore verificherà queste proprietà, d'accordo? Però di fatto, in sostanza, quello che penseremo di poter dare in ingresso siano tutte le componenti n congruenti con questa scrittura e l'angolo di rotazione θ. Quindi questo è quello che, diciamo, andiamo cercando, una forma, un template di matrice in funzione dei parametri n e dell'angolo teta. Adesso andiamo a vedere com'è che si può fare, diciamo, una procedura, quella che viene definita una via diretta, per costruirsi questa matrice Rn di teta in maniera interamente geometrica. Quindi vediamo un attimo la costruzione. Costruzione di Rn di teta diretta. Ok, quindi vediamo com'è che si ragiona. Allora, facciamo una costruzione e poi la spieghiamo un po'. Ok, allora, quello che abbiamo fatto è una costruzione in cui stiamo ragionando in questi termini. Allora, consideriamo di prendere un vettore generico OP, ok? Questo vettore generico OP lo definiamo, OP sarà il vettore P sottosegnato, e facciamo già l'ipotesi che introduciamo un sistema di riferimento unico, ne utilizzeremo soltanto uno, tale per cui le componenti di questo vettore P nel sistema di riferimento introdotto saranno P, non sottosegnato. Ok? Quindi questo sarà, cioè, dovete immaginarvi, perché questa effettivamente è una tripletta di numeri di R3, che sono le componenti del vettore posizione OP in un sistema di riferimento che abbiamo introdotto. Il sistema di riferimento, l'unica cosa che ci interessa di sapere è che ha origine in corrispondenza del punto O. Ok? Potrebbe essere, diciamo, messo come vogliamo, quindi questo è il sistema di riferimento S in cui si vanno a prendere queste componenti qui. Non lo indico perché non ci interessa portarci dietro il nome, per essere più snelli, l'importante è capire che stiamo lavorando con delle componenti, ok? Quindi abbiamo questo vettore OP, cosa facciamo? Vogliamo descriverne la rotazione attorno ad un asse, questo asse arancione, di versore N. Naturalmente anche questo versore n nel sistema di riferimento introdotto avrà componenti n appartenenti a R3, sarà un versore, quindi modulo unitario, però vedete la sua orientazione rispetto agli assi del sistema di riferimento introdotto è completamente arbitraria, non c'è nessuna ipotesi su questo. E quello che facciamo è che a seguito di una rotazione attorno a questo asse arancione dell'angolo teta, il punto P mi si sposta disegnando ovviamente un arco, un tratto di circonferenza nel punto P'. Quindi se facesse un giro completo disegnerebbe una circonferenza per cui il vettore OP disegnerebbe la superficie laterale di un cono, no? Un cono che ha vertice O e, diciamo, base questo cerchio di raggio QP. Quindi a seguito di una rotazione di un angolo θ, l'angolo θ lo misurate qui, il punto P va sul punto P'. Se noi questa cosa la guardiamo da un osservatore che sta guardando da quassù, quindi sta guardando esattamente si vede di fronte la punta del versore N,
vede la situazione in maniera più semplice, diciamo come è disegnato qui a destra. Quindi questo è il punto P, lo vedo da qui, a seguito di una rotazione della quantità dell'angolo teta, il punto P si sposta sul punto P'. Quindi questo giallo non è altro che, vedete, la proiezione in questa vista del vettore OP, mentre chiaramente O coincide con Q in questa vista, sono visti ovviamente dalla direzione N, quindi questo coincide con O, e il vettore OP, ovvero il vettore QP', è questo verde, d'accordo? Questo verde. D'accordo. Quindi qui in particolare possiamo riferirci sia ai vettori in questa vista OP che ai vettori QP, quindi qui in realtà è più semplice vedere i vettori QP e i vettori QP'. Allora, quello che vogliamo fare è vogliamo fare semplicemente una costruzione semplice, molto intuitiva, geometrica, che ci consente di capire come il vettore OP' è legato al vettore OP. Quindi diciamo va da sé che per uniformità di notazione il vettore OP' verrà definito come il vettore P', così. Quindi il vettore OP' è questo P' in forma invariante e le sue componenti nel sistema di riferimento introdotto è la tripletta P'. Allora noi quello che vogliamo fare adesso, appunto, vogliamo fare una costruzione geometrica che ci leghi le componenti di questo vettore. Allora facciamo subito una cosa, quindi cancelliamo un attimo questo e andiamo andiamo di fatto a scrivere un'espressione per il vettore P'. Quindi il vettore P', questo vettore P', no? Che sarebbe quindi le componenti nel sistema di riferimento introdotto di OP'. Come lo possiamo scrivere questo vettore da qui a qui? Lo possiamo scrivere in questo modo, possiamo fare la somma di un vettore che va da O a Q, poi di un vettore che va da Q a N, più di un vettore che va da N a P'. Ok? Quindi disegniamoli un attimo, quindi prendiamo questo pezzetto di vettore qui, questo vettore qua, chiamiamolo U con 0, poi prendiamoci un altro colore, questo colore rosso sarebbe Qn, questo chiamiamolo U con 1, lo vediamo qui, U con 1, e poi questo vettore celeste qui, Np', chiamiamolo U con 2, quindi questo vettore qui, chiamiamolo U con 2. Quindi naturalmente sono le componenti, perché abbiamo già detto che stiamo lavorando nelle componenti in questo sistema di riferimento qui, ok? Allora, ci siamo che P' lo possiamo scrivere semplicemente, diciamo, se volete facciamo il percorso come OQ, vettore in componenti, no? Più QN, vettore componenti, più NP', vettore componenti. Quindi questo è quello che abbiamo chiamato U con 0, questo è quello che abbiamo chiamato U con 1, questo è quello che abbiamo chiamato U con 2. Quindi se vogliamo, per questo l'abbiamo fatto di arancione, questo l'abbiamo fatto di rosso e questo l'abbiamo fatto di celeste, nella figura. Quindi andiamo a vedere com'è che possiamo scrivere tutti questi vari pezzettini, no? Questo vettore U con 0. Allora, U con 0 cos'è? Vedete, U con 0 è, se io parto dal vettore di partenza P, quindi le sue componenti OP in S, il vettore P, U con 0 lo posso calcolare facendo il prodotto scalare, prendendo la proiezione, U con 0 è la proiezione del vettore P lungo N, ok?
Quindi naturalmente U con 0 lo posso scrivere come, diciamo, scriviamolo in maniera classica, come N trasposto per P in direzione N. D'accordo? Quindi sto lavorando direttamente in componenti, perché abbiamo detto che stiamo pescando direttamente le componenti, no? Quindi questo prodotto scalare lo posso scrivere come N trasposto P, quindi come fare N scalar P, lo riporto in direzione N. Quindi questa è la componente, questo gli rimetto la direzione. Naturalmente però questa cosa la posso scrivere anche prendendo n e mettendolo prima, perché questo è uno scalare per un vettore, quindi lo scalare lo metto dove voglio, no? Quindi posso fare n che moltiplica n trasposto p. Una cosa interessante che posso fare è posso anche raggruppare, invece che n trasposto p, fare n trasposto. Quindi posso fare n trasposto per p, ok? Cos'è nn trasposto? Nn trasposto è un prodotto esterno, d'accordo? Quindi è un qualcosa che è fatto così. Quindi n è un vettore colonna per un vettore riga, questo è n, questo è n trasposto, il risultato è una matrice. Ok? È una matrice n trasposto, questa è una 3, questo è un 3x1, questo è un 1x3, le dimensioni interne si elidono, questa è una matrice 3x3. Quindi questa è una matrice di proiezione n trasposto, vedete, qui si vede palesemente, l'abbiamo visto anche nelle riflessioni, che prese le componenti di un vettore P mi dà il vettore proiettato nella direzione n. Quindi la matrice n trasposto è una matrice che proietta nella direzione n. Vedete, perché ho fatto questo? Perché questo vettore U con 0 adesso è linearizzato, no? Cioè fattorizzato rispetto alle componenti di P. Ok? Quindi questo lo prendo e me lo metto qui. D'accordo. Dopodiché, la componente U con 1, come la posso costruire? Beh, U con 1 è questo pezzettino qui, no? Intanto mi posso focalizzare su quanto vale QP. Ok? Quindi prima di U con 1 andiamo a guardare quanto vale QP. Questo, no? Quindi QP è semplicemente OP meno OQ. Ok? Se faccio OP meno OQ ottengo il vettore QP. Quindi questo è OP componenti meno OQ. Ok? Ma OP, le componenti, è esattamente il vettore P. E OQ è esattamente il vettore arancione, cioè U con 0, che ho scritto adesso, no? Perché è esattamente la componente di P lungo N. E quindi è esattamente questo meno N trasposto per P. D'accordo? Ma questo lo posso fattorizzare rispetto a P, qui ho davanti, diciamo, una matrice identità, e quindi posso ottenere identità meno N trasposto per P. Quindi vedete anche questo pezzetto, questo è il pezzetto QP, d'accordo? Quindi chiaramente questa qui è la matrice di proiezione la matrice di proiezione sul piano perpendicolare all'asse di versore N. Moltiplicato per P mi prendo il vettore QP. Però attenzione, quello che mi serviva a me non era tutto QP, non è tutto QP, ma è soltanto U con 1, ok? Allora vedete, diciamo, di QP mi va bene tutto, mi va bene, diciamo, la direzione e il verso, perché QP sarebbe questo vettore giallo qui, questo completo. U con 1 per cosa differisce da QP? Mi va bene la direzione, mi va bene il verso, ma la sua lunghezza non è quella che dovrebbe essere, non è quella di QP. Vedete, perché quando andrò a fare questa rotazione, questa quantità qui è, diciamo, il raggio, no? Ci sarebbe la distanza fra Q e P. Tra Q e P. Mentre U con 1, quindi questo raggio, vedete, me lo ritrovo esattamente uguale a se stesso, perché ho questo QP è uguale a QP primo, quindi questo verde come lunghezza è uguale al giallo, ok? Ma questo verde è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo qui, di cui U con 1 è il cateto vicino all'angolo teta. Quindi vuol dire che U con 1 come vettore sarà quello scalato per il coseno dell'angolo teta, ok? Perché quella sarebbe, diciamo, come modulo, avrebbe il modulo pari all'ipotenusa, io devo prendere soltanto il cateto, quindi sta in ragione del coseno. Quindi U con 1 sarà semplicemente identità meno
n, n trasposto per il coseno di teta per p. Naturalmente il coseno di teta è uno scalare, lo metto dove voglio, lo metto qui, so che questa è una matrice scalare vettore, componenti del vettore p. Quindi questo è u con 1, d'accordo? U con 1. Ultimo passaggio, mi manca semplicemente il pezzettino u con 2. Quindi u con 2 come lo fa? Come lo calcolo? Lo calcolo in realtà in questo modo, vedete, u con 2 è contemporaneamente perpendicolare sia a qp che a n, no? Quindi u con 2 sta nel piano perpendicolare alla giacitura, è in direzione perpendicolare alla giacitura individuata da n e da qp, ok? Quindi np', il vettore u con 2. Quindi lo posso sicuramente trovare in questo modo, facendo cosa? Facendo n, quindi u con 2, lo posso trovare facendo n vettor qp, ok? Cioè n vettor identità meno n trasposto per p, d'accordo? Però facendo così cosa troverei? Troverei, vedete, se facessi n vettor qp, otterrei un vettore che come direzione è questo di u con 2, ok? Quindi è esattamente direzione e verso sono ok. Solo che troverei un vettore che ha lunghezza pari al modulo del primo, n, modulo unitario, 1, per modulo di qp. Ok, modulo di qp cos'è? È esattamente questa lunghezza qui, ovvero questa lunghezza qui, ok? Per il seno dell'angolo compreso fra queste e queste, ma loro sono ortogonali, quindi seno di 90 gradi uguale a 1, quindi non mi dà un contributo. Qual è il problema? Che otterrei un vettore, questo qui, che sarebbe diretto perpendicolarmente, ma avrebbe esattamente la lunghezza del vettore verde o del vettore giallo. Io in realtà voglio un vettore u con 2 che, riguardiamo questo disegno, è un cateto dello stesso triangolo di prima, di cui di nuovo il vettore, questo vettore qui, avrebbe come modulo esattamente pari all'ipotenusa. Quindi u con 2 è n vettor qp, però scalato in ragione del seno dell'angolo teta, ok? Perché questo cateto qua è pari alla lunghezza dell'ipotenusa, ok, che è quello che otterrei, moltiplicato il seno dell'angolo opposto e quindi il seno di teta. Ok, quindi questo è u con 2. Per cui a questo punto io posso ricostruire il mio vettore p' facendo u con 0 più u con 1 più u con 2, no? Quindi le componenti fondamentali sono queste, u con 0, u con 1 e u con 2. D'accordo? Quindi se faccio questa operazione non sto facendo altro che tradurre questa scrittura, no? Al posto di u con 0, u con 1, u con 2, ci metto le espressioni che ho ottenuto. Ecco, ora qui posso fare anche una semplificazione in questa espressione, perché a parte appunto il seno di teta, vedete, il seno di teta che mi va a fattorizzare fuori, qui faccio n vettor l'identità per p, quindi questo mi viene n, e poi qui farei n meno n vettore n, n trasposto, quindi meno n cappuccio n, n trasposto, esattamente, scusate, tutto questo che moltiplica p, tutto questo che moltiplica p. Ecco, naturalmente quando faccio n vettor n, n trasposto posso sfruttare il fatto che questi prodotti li posso fare anche in questo modo, qui posso fare anche n cappuccio n trasposto, vi ricordo questa n cappuccio è la matrice antisimmetrica che mi realizza il prodotto vettoriale come una matrice antisimmetrica, quindi n cappuccio per n lo posso fare, sicuramente come fare n vettor se stesso, questo mi fa 0, ok? Quindi questo mi fa 0, per cui questo termine qua non c'è. Per cui u con 2 risulta semplicemente uguale a n scusate, questo lo devo mettere qui, perché il P l'ho messo qui e questo lo metto qui. Quindi questo è n cappuccio P per il seno di teta. Quindi mi si semplifica un pochino anche l'espressione della U con 2. Adesso, se ripesco U con 0, U con 1 e U con 2 da qui e da qui, vedo che queste espressioni sono tutte funzioni al massimo di n
teta, diciamo, seno, coseno, e le componenti di pi. In particolare la cosa interessante è che tutte queste espressioni sono fattorizzate rispetto a pi. Vedete, con 0 mi risulta essere n nel trasposto per pi, u con 1 è identità meno n nel trasposto coseno di teta per pi, u con 2 è n cappuccio seno di teta per pi. Okay? Quindi quando vado a scrivere quanto vale pi primo, d'accordo, quindi quando vado a riscrivere l'espressione finale di quanto vale pi primo vale n trasposto pi più, come l'ho messo fuori, identità meno n trasposto coseno di teta per pi più n cappuccio seno di teta per pi. Ok, quindi a questo punto questo lo posso cancellare, tanto ho estratto le informazioni, e quindi vedete che mi si costruisce naturalmente l'espressione della matrice che mi effettua la rotazione. Perché? Perché se a questo punto questa espressione la vado a fattorizzare rispetto a pi, questa mi dice che pi' è uguale a parentesi n trasposto più mettiamoci una parentesi quadra, pezzi. Identità meno n trasposto per coseno di teta più n cappuccio seno di teta per pi. Ok? E quella che ottengo, questa qua, è direttamente un'espressione che mi dice che, vedete, questa la posso chiamare a buon diritto rn di teta, perché questo oggetto che mi si è costruito da solo deve essere un'applicazione che prende le componenti del vettore OP nel sistema di riferimento S, cioè questo P, e mediante l'azione di questa applicazione me le trasforma, sempre nelle componenti del sistema di riferimento S, nelle componenti del vettore P', che è di fatto il vettore che ha ruotato, no? Che ha ruotato di un certo angolo teta attorno all'asse di versore n. D'accordo? Quindi questa è, direi, diciamo, si è costruita da sola la matrice di rotazione in parametrizzazione asse-angolo, no? E direi che è abbastanza evidente quello che abbiamo fatto, il suo significato. D'accordo? Quindi questo, direi che questa cosa è piuttosto semplice. Ecco, vi faccio subito osservare una cosa abbastanza interessante. Quindi questa, riscriviamola un attimo, quindi questa matrice Rn di teta è ovviamente questa, quindi questa qua è la matrice Rn di teta. Questa Rn di teta può essere interessante notare che questa parte qua la possiamo chiamare Rs, questa parte qua la possiamo chiamare RSS, cioè questa matrice Rn di teta, che è la, se volete, è il template, no? La matrice di rotazione, diciamo, in parametrizzazione asse-angolo, quindi perché asse-angolo? Perché per costruirla ho bisogno delle componenti del versore dell'asse attorno a cui ruoto, e il valore dell'angolo, che vedete mi si amalgama in questa espressione per darmi una matrice di rotazione. Interessante notare che posso subito vedere che questa parte qua è la parte simmetrica della matrice di rotazione, mentre questa qua è la parte antisimmetrica. Naturalmente, essendo n cappuccio una matrice antisimmetrica per uno scalare è sicuramente una parte antisimmetrica, questo blocco qua è simmetrico, no? Quindi chiaramente è la somma di due matrici simmetriche che è una matrice simmetrica. Per dire che questo pezzettino è simmetrico, cosa basta che faccio? Se ho la matrice n trasposto, io la traspongo, applico le regole di trasposizione,
questo mi va a sinistra e il trasposto mangia il trasposto, quindi mi rimane n, questo va a destra e mi diventa trasposto, no? E cosa ho scritto? Ho scritto che n, n trasposto, trasposto uguale a se stesso, perché quello che mi è apparso qui è esattamente quello che c'è dentro la parentesi. Quindi questo mi ha dimostrato che la matrice n, n trasposto ovviamente è una matrice simmetrica, no? Stessa cosa posso fare per questo pezzo qua, essendo composto di un pezzettino che è esattamente quello che ho dimostrato essere simmetrico e della matrice identità che è simmetrica. Quindi questa è un'osservazione per far capire com'è che la matrice, no? Come si costruisce la matrice di rotazione attorno a un asse, utilizzando questa costruzione, diciamo, della rotazione diretta, quindi se volete o anche geometrica. Ok, andiamo a vedere anche, questo può essere abbastanza interessante, diciamo un modo invece indiretto per costruire la rotazione attorno a un asse n dell'angolo teta, che ci fa capire perché in generale, no, abbiamo bisogno di utilizzare una forma di questo tipo invece, ad esempio, di utilizzare una rotazione elementare, no? Perché chiaramente se noi facessimo una rotazione attorno a un asse del sistema di riferimento S, che è o l'asse x o l'asse y o l'asse z, quindi se questo n, questo vettore, questo asse arancione corrispondesse con uno degli assi coordinati del sistema di riferimento S, sarebbe banale scrivere questa espressione, cioè la potevamo conoscere anche prima di conoscere questa forma qua, perché avrebbe coinciso con una delle espressioni delle matrici di rotazione elementari. Invece qui in generale ho bisogno di un'espressione più generica, più generale, cioè questa, perché in generale n non coincide con nessuno degli assi, no? Allora questo mi potrebbe dare in realtà un'idea su come approcciare la ricerca di una forma generale utilizzando una trasformazione per congruenza. Quindi quella che possiamo andare a vedere adesso è una strada indiretta per andare a costruire la matrice di rotazione in parametrizzazione asse-angolo. Quindi quella che voglio fare, appunto, voglio mettere in evidenza il fatto che sto, diciamo, costruzione di rotazione, diciamo, in parametrizzazione, no? Asse-angolo, diciamo, costruzione indiretta. Quindi vuol dire, ad esempio, che io quello che voglio fare è, stavolta vado a mettere un po' più sistema di riferimento i nomi, quindi chiamo sistema di riferimento SG, X con G, Y con G e ZG. Questa è l'origine del sistema di riferimento. Io quello che voglio fare è una rotazione attorno ad un asse che ha versore n di un certo angolo teta, e se volete quello che posso fare, no, è posso pensare di definire l'orientazione di questo versore n utilizzando questo angolo beta, che sarebbe una sorta, diciamo, di colatitudine, e questo angolo alfa qua, che è una longitudine, d'accordo? Quindi se considero, ad esempio, che questo versore, questo asse n vada a bucare, no? Ad esempio la superficie di una sfera, e vado a prendere questo punto e la vado a proiettare sul piano xy e, diciamo, in direzione z, posso di fatto vedere che questo angolo alfa qua è quello che avrei, che definirei, diciamo, in coordinate geografiche la longitudine, e beta sarebbe la colatitudine, cioè sarebbe l'angolo misurato rispetto al polo nord. Quindi definisco in questo caso la direzione del versore n, mi torna più comodo, diciamo, non come le sue componenti del versore n x, n y, n z, ma, diciamo, pensandole, no? Pensando la sua direzione utilizzando questi angoli longitudine e colatitudine, d'accordo? Ecco, osservazione.
caso particolare, se n ad esempio coincidesse con uno degli assi del sistema di riferimento SG, quindi se questo lo chiamo sistema di riferimento SG, no? Sistema di riferimento globale. Quindi se n fosse una rotazione attorno all'asse z del sistema di riferimento SG, beh, la rotazione, l'espressione di questa, diciamo, Rn di teta, caso particolare, sarebbe esattamente uguale a una Rz di teta con Rz matrice di rotazione elementare, questo se, diciamo, n coincidesse con Kg. D'accordo? Ovvero, se lavoro, se vado a prendere, se considero le componenti del versore n nel sistema di riferimento G, se questo fosse uguale a 0, 0, 1. Ok? Se n fosse coincidente con l'asse xg, allora questo ng sarebbe 1, 0, 0 e questa sarebbe una matrice di rotazione elementare attorno all'asse x. Stessa cosa per l'asse y, no? Qui la cosa difficile è che questo n non è nessuno degli assi, no? Quindi questo è quello che mi rende, diciamo, se volete, difficile scrivere un'espressione, perché non posso utilizzare, diciamo, come modulo, come elemento, come mattoncino, la matrice di rotazione elementare, perché questo asse non è nessuno degli assi coordinati, questo asse di versore n. E allora quello che posso fare, però, posso pensare di fare questo tipo di ragionamento. Cioè posso fare questo ragionamento, posso introdurre un sistema di riferimento locale, ora vedremo come ci arriviamo, un sistema di riferimento locale che abbia in realtà un asse coincidente con l'asse n. In quel sistema di riferimento che avesse un asse coincidente con l'asse n, sarebbe facile, no, scrivere la rotazione, perché potrei seguire esattamente l'idea che ho detto appena adesso, cioè la matrice di rotazione attorno a quell'asse che coincidesse con uno degli assi coordinati del sistema di riferimento locale introdotto sarebbe esattamente una rotazione elementare. Allora potrei scrivere un'espressione facile di questa rotazione utilizzando il sistema di riferimento ausiliario, okay? E poi, utilizzando la trasformazione per congruenza, ricavarmi l'espressione, se volete, difficile di questa Rn nel sistema di riferimento originale in cui la volevo scrivere, d'accordo? Quindi l'idea fondamentale è semplicemente utilizzare un sistema di riferimento ausiliario che va ad avere un asse sovrapposto all'asse attorno al quale voglio effettuare la rotazione dell'angolo teta, quindi esattamente quell'n lì. Quindi quello che posso fare è posso ragionare in questo modo, quindi se questo è il mio sistema di riferimento, quindi g di partenza, globale di partenza, xg, yg, zg, questa è l'origine, le origini sono comuni per tutti i sistemi di riferimento, quello che posso fare è posso prendere un sistema di riferimento, diciamo locale 1 lo chiamo, che ottengo dal sistema di riferimento G facendo una rotazione dell'angolo beta attorno a y con G. Ok? Quindi sostanzialmente faccio in modo tale da avere una situazione di questo tipo, no? Quindi questo coincide con L1, questo è ZL1, questo è XL1. Quest'angolo qua è l'angolo beta, questo è l'angolo beta e ho ruotato appunto attorno a questo asse dell'angolo beta. Vedete, ho fatto, diciamo, ho brandeggiato, no? Quindi ho cambiato l'inclinazione del lato dell'asse z per portarmi a distanza di esso, diciamo, in termini angolari dell'angolo beta, che sarà esattamente l'angolo compreso fra n e zg. Quindi ho spostato questo asse qua, ruotando attorno all'asse yg, d'accordo? Poi quello che faccio è questa operazione qua. Quindi se parto dalla configurazione del sistema di riferimento rosso, cioè sono qui e sono qui, quindi zl1, xl1, yl1, se adesso, diciamo, rimetto in ballo l'asse ZG vecchio, quindi vi dico subito già che quello che voglio fare è voglio assemblare le matrici di rotazione che mi portano da G a L2
in assi fissi, quindi in sistema di riferimento G. Quindi ritiro fuori lo ZG. Quindi quello che andrò a fare, vado a prendere il mio sistema di riferimento L1 e lo vado a ruotare attorno al vecchio ZG dell'angolo alfa. Ok? Quindi otterrò in sostanza una rotazione, quindi lo ZL1 mi descrive un cono, ruotando dell'angolo alfa, ZL1 va esattamente a sovrapporsi a N, ok? Perché vedete, il versore N è misura, diciamo, un angolo beta, quindi la semiapertura del cono che ha asse ZG e una generatrice generica, il versore N, è pari a beta. Quindi se io vado ad avere questo angolo che è pari a beta, questo angolo pari a beta, e poi vado a ruotare attorno all'asse del cono, ZL1 starà sulla superficie laterale del cono su cui sta anche N. E quindi mi vado a definire sicuramente questo ZL2. Quindi prendendo questo sistema di vento e ruotandolo attorno a questo asse, anche questo, diciamo, avrà ruotato, quindi ora lo disegno un po' così approssimativamente, questo avrà ruotato, si sarà portato, quindi questo sarà un YL2, un XL2. La cosa che mi importa è che ZL2 effettivamente, diciamo, misura, no? Misura angolarmente rispetto a questo esattamente l'angolo alfa. Ok? Quindi se ci concentriamo su come siamo arrivati da configurazione G alla configurazione L2, noi possiamo scrivere che la matrice di rotazione R, L1, L2 in L1 che coincide, diciamo, con G, anzi scusate, L1 non l'ho mai introdotto, no? No, è inutile introdurlo, quindi la matrice RGL1 espressa in G, quindi per andare, per cambiare configurazione da G a L1, descrivendo cosa faccio in G, ho ruotato attorno all'asse Y dell'angolo beta. Quindi questa è una RY di beta. Mentre per andare da L1 a L2, e questa cosa mi torna bene scriverla in G perché l'ho pensata come una rotazione attorno all'asse ZG dell'angolo alfa, questa è uguale a una rotazione attorno all'asse Z dell'angolo alfa. Naturalmente, ok, attenzione, vado da L1 a L2 scrivendo cosa sto facendo in G, e quindi una rotazione attorno all'asse ZG, questo, no? Dell'angolo alfa, in accordo sugli angoli, diciamo, che mi rappresentano l'orientazione del versore N dell'asse N nello spazio. Ok? Quindi posso senza dubbio dire che se vado ad assemblare la matrice RGL2, ok? Se volete del cambiamento di coordinate da L2 a G, ovvero dello spostamento complessivo in termini di configurazione che mi porta alla configurazione G a sovrappormi alla configurazione definita da L2, questa la posso assemblare in assi fissi, in questo modo faccio RY dell'angolo beta, ok? E poi faccio una RZ di alfa. Ok? Quindi la costruisco in questo modo qui. A questo punto, cosa posso fare? Vedete, nel sistema di riferimento L2, la rotazione che adesso voglio fare è esattamente una rotazione attorno all'asse N dell'angolo teta, ma nel sistema di riferimento L2 questa rotazione è facile perché è una rotazione attorno all'asse Z di L2 dell'angolo teta. D'accordo? Quindi tutto questo lavoro è stato per poter avere un sistema di riferimento nel quale è comodo scrivere la rotazione originale che volevo effettuare, perché qui c'è un asse sovrapposto a quella direzione, ok? Un asse coordinato. E quindi, in definitiva, quello che vado a fare semplicemente è un'applicazione
ovviamente della trasformazione per congruenza di una matrice di rotazione, no? E quello che volevo fare appunto in partenza era fare questo, cioè io ho il mio sistema di riferimento G, il mio sistema di riferimento G, in partenza e in arrivo, ho sistema di riferimento, l'ho chiamato SL2, quindi se avessi le componenti del vettore che voglio ruotare nel sistema di riferimento L2, l'applicazione lineare in L2 sarebbe descritta semplicemente dalla rotazione attorno all'asse Z dell'angolo θ. Perché? Perché ho portato la Z L2 a coincidere con questo versore N. Eh? Mentre io quello che vorrei scrivere, questa è quella che vado cercando, la mia Rn di θ, perché io penserei di voler ruotare vettori espressi nel sistema di riferimento G ed avere il vettore ruotato come espressione nel sistema di riferimento G. Eh? È facile questo pezzettino qui. Allora, quello che posso fare è posso semplicemente scrivere questa strada come equivalente ad andare da qui a qui, da qui a qui e da qui a qui. Ok? Quindi queste frecce qua le vedo come cambiamenti di coordinate, cioè se ho un vettore espresso in G, qual è la matrice per cui lo devo moltiplicare per avere la versione in L2? Beh, sarà semplicemente la RGL2 trasposto, no? Sarebbe la RL2G, cioè se ho un vettore in componenti G, questa matrice me lo dà in L2, ok? Una volta che ce l'ho in L2 lo prendo e lo ruoto attorno all'asse Z dell'angolo θ, perché in quel sistema di riferimento la rotazione che voglio fare è attorno all'asse Z, quindi è facile da scrivere, questa è una matrice elementare di rotazione, dopodiché il risultato ce l'ho in L2, lo rivolevo in G, lo prendo e lo ruoto, e quindi questo è la RGL2, d'accordo? Quindi in definitiva quello che posso fare è posso scrivere la mia versione generica della mia Rn di θ come RGL2 trasposto moltiplicato per la mia Rz di θ per la RGL2. D'accordo? Quindi questo è esattamente quello che vado a fare. Quindi il modo in cui mi vado a calcolare, diciamo per via indiretta, la matrice di rotazione Rn θ. A questo punto voi potreste dire, beh, ma io qui in questa matrice Rn di θ mi aspettavo di avere delle componenti del versore n, cioè nx, ny, nz, no? Invece qui in RGL2 cosa ci trovo? Beh, ci troverò, vedete, Rz di alfa, Ry di beta. Bene, quello che posso, diciamo, andare in realtà appunto a dimostrare è che di fatto le componenti del versore n in questa espressione, che è figlia di questa, sono espresse in funzione di seni e coseni dell'angolo alfa e dell'angolo beta, ok? Perché naturalmente, ad esempio, questo lo posso vedere abbastanza semplicemente, quindi se volete, diciamo, facciamola in maniera esplicita. Quindi in maniera esplicita questa Rn di teta, se vado adesso a vedere quanto vale RGL2 trasposto, ottengo, scambio l'ordine e traspongo, no? Ma per una matrice di rotazione elementare la trasposta è uguale alla rotazione attorno a quell'asse di un angolo pari a meno il valore dell'angolo, ok? Quindi questa risulta essere esattamente uguale, sarebbe a RY di meno beta per Rz di meno alfa. Ok? Giusto? Che sto trasponendo, quindi scambio l'ordine, traspongo, ma la trasposta mi si trasforma in una rotazione di un angolo che ha un argomento opposto, no? Quindi quello che ottengo qui in definitiva è un'espressione che è Rz di alfa per Ry di beta per Rz, diciamo, di teta per quello che ho scritto là, Ry, vedete, sono simmetrico, Ry di meno beta, Rz di meno alfa. Eh? Quindi se volete in questa trasformazione, questa parte centrale è
il cuore, no? Quello che mi dice di quanto sto ruotando, vedete, sto ruotando dell'angolo teta, no? Queste rotazioni qua e qua sono le rotazioni, diciamo, che rappresentano le trasformazioni di coordinate che mi aggiustano il fatto che qui ho pensato di fare la rotazione in L2 attorno all'asse Z, e questo è stato il lavoro che ho dovuto fare per riportarmi le componenti di questa matrice nel sistema di riferimento originale, cioè il sistema di riferimento G. Come vi dicevo prima, appunto, se vado a guardare questa matrice, qui dentro chiaramente ci trovo espressioni che sono seni, coseni, eccetera. Naturalmente questa espressione è identica a quella che abbiamo scritto utilizzando la via geometrica diretta per la costruzione. Se io noto che se, appunto, prendo il versore n, no? Se prendo questo qui, e questo versore è lungo 1, la componente del versore saranno, appunto, sarà questa proiezione qua che andrà come il... Quindi se questo è beta, questo va col coseno, questo va col seno. Quindi sarà nx sarà 1, cioè il modulo del versore, per il seno di beta, in direzione x avrò per il coseno di alfa. Ny sarà 1 per, posso anche omettere, seno di beta per il seno di alfa, mentre in direzione verticale la componente z sarà esattamente il coseno di beta. No, abbiamo detto che quella non è la latitudine ma è la colatitudine, quindi nz è uguale a 1 per il coseno di beta. Quindi se tengo conto del fatto che le componenti nx, ny e nz sono queste, e qui ci trovo l'espressione in funzione di questi seni e coseni degli angoli alfa e beta, vado a verificare che le due espressioni, se le vado a tradurre, sono esattamente la stessa. Ok? O se volete, prendete l'espressione precedente in funzione di nx, ny e nz esplicitamente, ci mettete queste espressioni e verificate che la matrice che ottenete in funzione degli angoli alfa e beta e naturalmente dell'angolo teta è identica a quella della costruzione diretta. Quindi questa è una costruzione geometrica indiretta, d'accordo? Ecco, quindi questi sono i due modi in cui si può costruire una matrice di rotazione in parametrizzazione asse angolo, d'accordo? Quindi questo è abbastanza utile da conoscere. Ecco, ora un problema altrettanto utile può essere quello di estrarre, diciamo, i parametri asse angolo da una matrice di rotazione. Quindi vi viene data una matrice di rotazione, voi verificate che è una matrice di rotazione, quindi cosa fareste? Verificate che ha determinante più 1 e che è una matrice ortogonale. Quindi vi viene data una matrice R, quindi questo è il problema inverso, no? Problema cinematico inverso, diciamo, in parametrizzazione asse angolo. Quindi qual è l'obiettivo di questa discussione? È data una matrice R, data una matrice R, quindi questa matrice R, diciamo, immaginatevi che vi venga data una matrice R, R11, gli elementi R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. Ok? Voi cosa verificate? Prima cosa fate, R appartiene a SO3? Scusatemi, R appartiene a SO3, verificate che R per R trasposto uguale a identità e che il determinante di R è uguale a più 1, no? Ok? Se questo è verificato, la matrice che vi viene data è una matrice di SO3, quindi ha senso andare avanti. Quindi questo è verificato, ok, potete dire che la matrice effettivamente è una matrice appartenente a SO3. A questo punto, data R, io devo determinare n e teta. Quindi il versore dell'asse di rotazione è... Quindi questa matrice R mi farà una rotazione, questa rotazione in maniera sintetica, una rotazione attorno a un asse
nello spazio in un certo angolo, il versore associato a questo asse lo identifico con n, l'angolo di cui ruoto lo identifico con teta, data questa matrice devo scoprire n e teta. Come si fa? Naturalmente la cosa che posso fare è che se io andassi a guardare l'espressione che ho visto prima, potrei, diciamo, accorgermi direttamente cose interessanti che sono tipo queste, no? Cioè io potrei accorgermi, quindi se volessi come ricetta, diciamo, potresti utilizzarlo, ma rimarreste magari un po' scontenti perché non capite perché deve essere così. Ad ogni modo, diciamo, se voi fate R11 più R22 più R33 meno 1, vi invito a provare a farlo. Quindi prendete una delle matrici template costruite precedentemente, fate la traccia della matrice meno 1, quello che trovate è ottenete 2 per il coseno di teta. Quindi semplicemente da questa equazione, siccome la matrice voi vi viene data, conoscete gli elementi, calcolate la traccia, ci togliete 1, questo è uguale a 2 coseno di teta, per cui questa informazione vi consente di dire che teta è uguale all'arco coseno di R11 più R22 più R33 meno 1 diviso 2. E ok, e inoltre, diciamo, se voi andate di nuovo a ripescare l'espressione della matrice, vi accorgete che il versore n dell'asse di rotazione è pari a 1 diviso 2 per il seno di teta, questo che avete appena trovato, per, che moltiplica R32 meno R23, R13 meno R31, R21 meno R12. Ok? Quindi questa potrebbe essere una ricetta, cioè voi prendete, fate la somma di R11 più R12 più R13 meno 1 diviso 2, questo è uguale all'arco coseno di questo valore, è l'angolo teta. Una volta che ci avete teta, vi calcolate il seno di teta, andate a pescare gli elementi di questa matrice in maniera opportuna, fate le differenze, le mettete come componenti di un vettore e ottenete un versore che è l'angolo n. Quindi voi da questa matrice estraete i parametri n e teta, no? E questo, diciamo, va benissimo. L'unica cosa è perché succede questo, no? Succede questo perché in realtà questa cosa si può dimostrare sfruttando, diciamo, l'uguaglianza degli invarianti lineari di due matrici, eh? Quindi questa in realtà, questa dimostrazione o questa ricetta sarebbe abbastanza insoddisfacente, no? Uno si chiederebbe perché è così e farebbe anche bene. E quindi andiamo a vedere perché questa cosa è così. Quindi indubbiamente è giusto, se vi interessa come ricetta la prendete per buona, ma se vi interessa di sapere perché mi dovete seguire un attimo, no? Quindi la cosa interessante è che, ripartiamo un attimo da un esempio, quindi prendiamo a riferimento una matrice A appartenente a 3x3, quindi faremo riferimento a una matrice di rotazione, ma questo vale per una matrice, diciamo, quadrata generica, no? Data una matrice A 3x3 possiamo sempre effettuare una decomposizione cartesiana, no? Quindi facciamo una decomposizione cartesiana. Cosa vuol dire fare una decomposizione cartesiana? Vuol dire decomporre la matrice nella parte simmetrica e nella sua parte antisimmetrica. La matrice A la posso sempre scrivere come 1/2 A più A trasposto più 1/2 A meno A trasposto, no? Ok, quindi banalmente cosa ho fatto? Ho scritto che A è uguale a 1/2 A più 1/2 A e poi ci ho sommato 1/2 a trasposto e ce l'ho tolto, ok? Solo che la cosa interessante è che questa parte qui è sicuramente simmetrica, no? Perché se ne calcolo a trasposto ottengo la se stessa. Questa parte è antisimmetrica perché se calcolo a trasposto ottengo meno la matrice stessa. Quindi questa è quella che chiamo, diciamo, la parte
simmetrica di A, la chiamo AS, e questa la chiamo a SS, quindi questa sarebbe la parte simmetrica, questa la chiamo la parte antisimmetrica. Ok, siccome diciamo nella letteratura anglosassone la antisimmetrica si chiama skew symmetric, ci si mette SS. Ok, quindi quella è la parte antisimmetrica. Ecco, un paio di informazioni che mi servono di fatto poi per che mi serve eguagliare nella mia matrice template, nella matrice numerica data, per poter estrarre i parametri asse angolo. Ok, questo appaiamento, diciamo, io lo faccio a livello di quelli che vengono definiti gli invarianti lineari della matrice, eh? E gli invarianti lineari del riferimento della matrice A, cosa sono? Sono, il primo è il vect di A. E cos'è il vect di A? Il vect di A è un vettore, lo chiamo A, che è ottenuto prendendo la parte antisimmetrica della matrice A grande originale e prendendone il cosiddetto il V. Ora vediamo un attimo cos'è il V. Mentre il secondo invariante lineare è la traccia. Quindi la traccia di A, che naturalmente è pari alla traccia della sua parte simmetrica, perché per definizione la matrice antisimmetrica ha traccia nulla, cioè non ha elementi sulla diagonale principale, no? Altrimenti non potrebbe essere antisimmetrica. Quindi, ecco, un attimo, cos'è il vect di A? Soffermiamoci un attimo sul vect di A. Cioè, vedete, il vect di A non è altro che un vettore, che posso pensare estratto dalla matrice A, che è costruito prendendo il vettore associato alla parte antisimmetrica di A. Vi ricordate quando abbiamo definito, se io ho un vettore A che è AX, a y e a z, no? Io ho definito A cappuccio, cioè la hat di A, che posso definire se volete anche come S di A, a volte in alcuni libri S di A, come se fosse una sorta, diciamo, di operatore skew. Ok, noi questo invece l'abbiamo chiamato, diciamo, hat, cappello, hat di A. Che cosa fa? Prende in pratica le componenti del vettore e le riorganizza in una matrice antisimmetrica, ok, fatta così, quindi 0, 0, 0, meno AZ, AY, meno AX, e qui ci abbiamo AZ, meno AY, AX. Quindi questa è la matrice antisimmetrica. Cosa fa questo A cappuccio? Se io prendo un vettore generico, fare A vettor, qualsiasi vettore, è uguale a fare matrice antisimmetrica moltiplicato col vettore. Ecco, la cosa interessante è che questo operatore qui, che viene chiamato operatore V, lo utilizzeremo anche più avanti, questo operatore V, sarebbe esattamente l'operatore inverso del let. Cioè se io faccio A vettore, lo faccio diventare una matrice antisimmetrica e poi gli applico il V, cosa faccio? Ripesco esattamente A. Ok? D'accordo, quindi semplicemente, quindi se io partissi in realtà da una matrice che ad esempio è fatta così, è antisimmetrica, no? Però diciamo non è evidentemente costruita a partire da un vettore, quindi avesse componenti fatti così, A, B, C, meno A, meno B, meno C. Questa è indubbiamente una matrice antisimmetrica, d'accordo? Se gli faccio il V a questa matrice, cosa devo fare? Devo tirare fuori il vettore che utilizzato, quindi a cui, se avessi applicato, quindi devo tirare fuori un vettore al quale, se avessi applicato l'operatore at, avrei ottenuto questa matrice qua. Quindi siccome qui mi ci trovo, vedete, generalmente la componente AZ cambiata di segno, vorrà dire che
qui c'ho meno a, qui ci ritrovo a y inalterato, quindi qui c'ho b, qui ci troverei a x cambiato di segno, qui ci avrei quindi il meno c. D'accordo? Quindi qual è il concetto? Se io prendo la matrice A, nella sua parte antisimmetrica, la sua parte antisimmetrica sarà al più fatta così. Se io ne prendo il V, estraggo il vettore secondo questo criterio. Vettore che preso e dato in pasto all'operatore at mi fa ritornare questa matrice qua. Ok? Quindi se io facessi così, questa cosa è vera, no? Che dovrei prendere la componente Z, cambiarla di segno e metterla qui. E cioè, prende la componente Y, lasciarla inalterata e va qui. La componente X, cambiarla di segno e metterla qui. Di qua c'ho la parte esattamente la matrice antisimmetrica. D'accordo? Quindi questo è il vector di A, questo vettore estratto dalla parte antisimmetrica di A. Ok? La traccia di A è banale, è la traccia della sua parte simmetrica. Adesso, questi due invarianti lineari li vado a utilizzare perché fra la mia matrice template definita in funzione delle componenti di n e dell'angolo θ, e la matrice numerica, le cui componenti erano r e j viste prima, che adesso ho cancellato, no? Naturalmente ci deve essere un'uguaglianza degli invarianti lineari, cioè sono due forme identiche della stessa matrice, quindi questo tipo di equazione mi fornisce delle informazioni dirette che mi vanno a legare il vettore n e l'angolo θ. Quindi vado a utilizzare esattamente questi invarianti lineari per eguagliare la matrice numerica data e la matrice template, e questa informazione mi consente di determinare n e θ in maniera semplice. Quindi vediamo qual è appunto la procedura, no? Quindi cosa faccio? Da un lato mi vado a calcolare quanto vale il vect della matrice Rn di θ, no? Matrice Rn di θ che magari ve la ricordo, ve la riporto qui, così ce la ricordiamo meglio, no? Tanto questo l'abbiamo capito. Quindi, in quale forma la vogliamo scrivere la matrice Rn di θ? La scriviamo in questa forma qui, no? Quindi la Rn di θ è uguale a n trasposto più identità meno n trasposto coseno di θ. Vi ricordo che questa era la parte simmetrica, quindi Rs, più n cappuccio seno di θ, e questa è la parte R antisimmetrica, skew symmetric. Quindi, cosa faccio? Pesco il vect di Rn. Quindi devo andare a prendere la parte antisimmetrica, quindi la RSS, e calcolarne il V. Ok, ma la RSS è n cappuccio seno di θ. Quindi quando gli calcolo il V, questo me lo offre su un piatto d'argento, perché n cappuccio V cos'è? Naturalmente è n cappuccio seno di θ, V, questo V uccide il cappuccio, cioè estrae le componenti dalla matrice, quindi sono originali i componenti del vettore n, questo risulta è seno di θ non scalare, quindi n seno di θ. E naturalmente se io adesso vado a calcolare qual è il vect, no, della matrice R che mi è stata data in ingresso, di nuovo devo fare la stessa operazione, cioè devo andare a prendere la mia matrice, la parte antisimmetrica della R, e pescarne il V. Ma qual è la parte antisimmetrica? È un mezzo R meno R trasposto, e di questa matrice ne devo prendere il V. Se faccio questa operazione, vi invito a verificarlo, ottengo un mezzo, e qui ci ottengo R32 meno R23, R13 meno R31, R21 meno R12. Quindi queste differenze, diciamo, simmetriche, vedete, vengono fuori dal fatto che sto pescando il V
di un mezzo R meno R trasposto, no? Quindi ho R3,2 meno R2,3 e così via, d'accordo? E da questa ne estraggo il V, quindi estraggo gli elementi fuori diagonale e li riestraggo col criterio dell'estrazione che mi è dato dal V, dall'operazione che ho visto prima, ok? Quindi se volete, ho già un'equazione, perché questo deve essere uguale a questo, questo è uguale a questo, e quindi, vedete, ci riconoscete già l'espressione che avevamo scritto prima come una ricetta un po', diciamo così, che non si capiva da dove veniva, no? Quindi abbiamo subito determinato che n è uguale a, quindi eguagliando questo con questo, mi calcolo n è uguale a 1 su 2 seno di teta che moltiplica R3,2 meno R2,3, R1,3 meno R3,1, R2,1 meno R1,2. Ora, questa ancora non è operativa perché non so ancora quanto vale il seno di teta, quindi la prendo, la metto un attimo lì. Quindi questo dall'eguagliare il vect, no? Dall'eguagliare la traccia, cosa faccio? Mi calcolo quanto vale la traccia della matrice Rn di teta, no? Che è, abbiamo detto, uguale alla traccia della sua parte simmetrica. Ma la sua parte simmetrica è questa, cioè n trasposto più identità meno n trasposto per il coseno di teta. Quindi la traccia di quella roba lì è uguale alla traccia di n trasposto più coseno di teta per identità meno n trasposto, no? Quindi la traccia di una somma di matrici è uguale alla somma delle tracce delle matrici, e quindi ottengo una cosa interessante che ottengo è anche che la traccia di n trasposto è uguale a n trasposto n, no? Quindi n trasposto è una matrice, la sua traccia sarà uno scalare perché è la somma degli elementi sulla diagonale principale. La traccia di n trasposto è come fare il prodotto scalare n trasposto n, che mi dà uno scalare. Ok? Quindi la traccia di n trasposto è pari a n trasposto n. Poi abbiamo la traccia del coseno di teta per l'identità, ma la traccia dell'identità è 1 più 1 più 1, 3. Quindi 3 per il coseno di teta. Quindi la traccia di coseno di teta per l'identità è pari a 3 per il coseno di teta. E qui ci abbiamo ancora traccia di coseno di teta meno n trasposto. Quindi abbiamo meno n trasposto n per il coseno di teta. Ora, naturalmente, siccome n è un versore, quindi n trasposto n è il modulo al quadrato, è pari a 1, n trasposto n è uguale a 1, quindi qui cosa viene? 1 più 3 cos teta meno cos teta. Quindi qui mi rimane a 1 più 2 coseno di teta. Ok? Quindi questa è la traccia della matrice R nella sua forma template, prendendo la parte simmetrica. Naturalmente la traccia invece della matrice R che mi era stata data in ingresso sarà semplicemente R1,1 più R2,2 più R3,3, cioè la somma dei numeri che trovo sulla diagonale principale, cioè la traccia di R, se volete. E quindi questa deve essere uguale a questa, che risulta essere uguale a questa. Ok? Quindi da questa equazione, fornita dall'uguaglianza del secondo invariante lineare, trovo l'altra informazione che mi dice che il coseno di teta è uguale alla traccia della matrice R in ingresso data meno 1 diviso 2. Quindi la sequenza è: prendo la matrice R numerica, mi calcolo la traccia, meno 1 diviso 2, questo è il coseno di teta, arco coseno, mi calcolo teta. Una volta che ho teta, mi calcolo il seno di teta,
vado a pescare gli elementi della matrice con questo criterio, formo un vettore, lo scalo per questa quantità e mi calcolo n. Questo è il versore dell'asse di rotazione. Ok? Quindi questo è semplicemente un modo per andare a calcolarsi i parametri asse angolo a partire da una matrice numerica data in ingresso. Ecco, una veloce osservazione può essere utile saperlo. In generale poi diciamo, ci fermiamo con questa lezione. Quindi consideriamo di avere un sistema di riferimento fisso S0 di versori I con 0, J con 0, K con 0. Immaginatevi che questo sia, per fissare le idee, appunto, un sistema di riferimento fisso, e pensiamo di avere un sistema di riferimento mobile S1 di assi di versori I con 1, J con 1 e K con 1. Una cosa diciamo abbastanza interessante è che appunto dalla definizione che la matrice R01 è uguale a E con 0 tilde trasposto per E con 1, no? I versori della base, questi sono naturalmente I con 0 trasposto, cioè I con 0 trasposto, K0 trasposto, e qui ho I con 1, J con 1 e K con 1. Quindi naturalmente se vado a fare i prodotti ottengo le componenti, gli elementi della matrice, no? È interessante sapere che la traccia, quindi se vi venisse data, se aveste l'esigenza di calcolarvi la parametrizzazione asse angolo a partire da una matrice in cui in realtà ancora la matrice non la conoscete, no? Ma conoscete soltanto le componenti dei versori del sistema di riferimento 0 e del sistema di riferimento 1, di cui la matrice R01 rappresenta o il cambiamento di postura o il cambiamento di coordinate, no? Decidete voi come la volete interpretare, o come cambiamento di coordinate o come cambiamento di postura da questa a questa. La traccia della matrice R01, quindi l'informazione che vi serve nelle formule inverse per calcolarvi l'angolo θ di rotazione fra questa configurazione e questa, quindi esisterà, no? Una rotazione che mi porta questa su questa in un colpo solo attorno a un asse di un angolo teta. Per calcolarmi la teta, abbiamo visto le formule di prima, mi serve la traccia della matrice di rotazione. Siccome la matrice di rotazione è calcolata in questo modo, io la traccia di questa espressione la posso scrivere direttamente sapendo che sulla traccia ci troverò cosa? I con 0 trasposto per I con 1 più J0 trasposto per J con 1 più K0 trasposto per K1. Ok, quindi senza stare a dovermi calcolare la matrice e poi buttarne via dei pezzi, vado subito in maniera molto mirata a calcolarmi quanto vale la traccia, no? Perché la traccia sarà la somma degli elementi sulla diagonale principale e questi sono esattamente gli elementi sulla diagonale principale. Inoltre, diciamo, c'è un lemma, il cosiddetto lemma dei versori, che mi dice che I con 0 vettor I con 1 più J con 0 vettor J con 1 più K0 vettor K1 è uguale a 2n per il seno di teta, no? Ok, quindi io posso, diciamo, in realtà direttamente estrarmi la n come 1 su 2 seno di teta. Quindi è un'interpretazione di fatto della formula che mi consente di calcolare n, no?
Quindi di fatto 1 su 2 sin teta, a parte diciamo la cosa che vado a scalare, il vettore che vado a costruire è esattamente come fare con 0 vettor i1 più j con 0 vettor j1 più k0 vettor k1. Quindi se volete potete utilizzare anche questa formula qui per calcolarvi, diciamo, questa qui poi sarà legata in qualche modo, diciamo, all'angolo teta, e questa espressione qua direttamente vi fornisce il versore della stereotazione. Quindi se andate cercando, chiaramente queste, dovete pensare che in questo caso le origini coincidono, no? Cioè se questo è O con 0 e questo è O con 1, l'ho disegnato qua, ma dovete considerare che O con 0 è coincidente con O con 1, la cosa di cui ci stiamo occupando semplicemente è il cambiamento di postura, no? Quindi esisterà una direzione n attorno alla quale, diciamo, ruoto dell'angolo teta che mi porta questa configurazione su questa. Questo n e questo teta sono ricavabili da qui direttamente n e da teta mediante la formula del coseno, l'arco coseno. Ok? Quindi questo giusto per completare questa lezione sulla parametrizzazione di matrici di rotazione utilizzando appunto la parametrizzazione a singolo. Ok, vi ringrazio per l'attenzione.